l'attende un lavoro importante, già un giorno e mezzo, insomma, però è bastato per avere un'idea con un tour nei due ospedali di che cosa va fatto. Beh, innanzitutto, come dicevo prima, sicuramente per l'ospedale San Salvatore l'attivazione immediata dei 15 letti di medicina d'urgenza e dei 6 di OBI e praticamente lavorare a fianco ai professionisti e condividere i diversi processi. Io ho avuto questo incarico, l'ho accettato con entusiasmo e con anche la consapevolezza della responsabilità che comporta. Io mi auguro veramente che con la squadra che è fatta dai professionisti, dove io praticamente posso essere il direttore d'orchestra dei musicisti, perché poi chi cura i malati veramente sono i professionisti, quindi stare a fianco dei professionisti per poter dare gli strumenti per lavorare. Sicuramente lavorare su cosa? Lavorare ed essere al servizio dei malati, perché noi abbiamo una missione, abbiamo la missione nostra è quella di lavorare per i malati. Previsione dell'ospedale unico, nel frattempo quali sono le due idee di massima dei due ospedali, Pesaro e Fano? Allora, sicuramente in questo momento abbiamo tre stabilimenti, andare e evocare i tre stabilimenti, i tre ospedali, quindi San Salvatore come polo dell'emergenza urgenza e della chirurgia maggiore, Fano polo dell'area medica e poi abbiamo Muraglia che è il polo onco-ematologico per definizione, infatti abbiamo delle idee di implementare, di potenziare queste specialità molto importanti che danno risposte praticamente a situazioni difficili, ai pazienti oncologici che in genere girano anche per tutta Italia e quindi vorremmo dare delle risposte sul territorio, risposte di eccellenza perché abbiamo i professionisti che sono professionisti di eccellenza.